Ci troviamo oggi nel borgo marinaro di Aci Trezza, luogo conosciuto in provincia di Catania per le sue bellezze, ma anche per gli antichi miti che sono adesso collegati. La zona è una zona riverasca caratterizzata dai bellissimi faraglioni, di cui ne vediamo già uno alle nostre spalle. Questi faraglioni servirono per identificare la concretizzazione di questo mito che si svolse proprio in questa zona. Nell'Odissea di Omero viene raccontato l'incontro tra Ulisse e il ciclope Polifemo. Ulisse e i suoi compagni sbarcano in questa terra sconosciuta e hanno impellente bisogno di cibo per sé e per i componenti dell'equipaggio. Non trovano nessuno, non vedono nessuno, vedono solo del fumo che si leva da una grotta e un muggire di pecore. Si avvicinano a questa grotta dove trovano una grande quantità di formaggio, di latte e delle pecore. Incominciano a mangiare e banchettare, presi dalla fame. Dopo aver assaggiato qualche cosa, Ulisse e i suoi compagni sentono un immane rumore e si presenta un mostro enorme, con un solo occhio, si chiamava il ciclope, che conduce il suo gregge dentro la grotta e chiude l'ingresso con un enorme macigno. Dà uno sguardo sprezzante, non comprendendo chi fossero questi intrusi, ne prende due, li sbatte a terra e li mangia. Il gesto lascia attoniti e impauriti Ulisse e i suoi compagni, ma non possono fare niente al momento perché sono veramente perplessi. Il ciclope mangia e cerca un pochino di addormentarsi. A questo punto il furbo Ulisse si avvicina, lo saluta e gli offre del vino per farlo bere. Questo vino era un vino fortissimo che veniva da Ismaro e il ciclope, dopo averne bevuto parecchia quantità, si assopisce e cade ubriaco eruttando come l'Etna vicino a lui. A questo punto Ulisse e i suoi compagni architettano il piano, bruciano appuntendo un tronco lasciato là nella grotta, lo mettono nel fuoco e appena lui si addormenta completamente conficcano questo palo nel suo occhio e lo accecano. Inutile dire che cosa succede all'interno della grotta, tutto va a saltare in aria, tutto si mette in eruzione e lui cerca il ciclope, questi che lo hanno ucciso, che lo hanno offeso. Non riesce a fare questo, intanto si avvicina l'alba e lui deve fare uscire necessariamente il suo gregge. Ulisse dice ai suoi compagni, da qui possiamo uscire solo con uno stratagemma, mettetevi sotto la pancia delle pecore, perché lui tastava le pecore prima di uscire, e io uscirò per ultimo sotto il caprone. Arrivano fuori, con questo stratagemma si possono liberare, raggiungono la nave, e prima di imbarcarsi, siccome Polifemo si lamenta e chiede chi lo ha ferito, lui risponde: il mio nome è Nessuno. Lui si lamenta con i suoi compagni, chi ti ha ferito? Nessuno. Gli altri si mettono a ridere perché si sentono presi in giro. Naturalmente il ciclope resta indispettito, anche perché sente che i suoi amici ciclopi si mettono a ridere e che Ulisse e i suoi compagni sono trionfanti e si allontanano sulla nave. A questo punto il ciclope, imbestialito e indolenzito per quello che ha subito, comincia a prendere degli enormi massi a lui vicino e li scaglia in direzione della nave senza sapere esattamente dove colpire perché è accecato. E da questi enormi massi, secondo il mito, nacquero i faraglioni di Aci Trezza. Questa è la versione omerica. C'è poi la versione teocritea, ossia quel documento che ci ha lasciato uno scrittore siciliano del IV secolo a.C. che descrive Polifemo come un uomo che soffre pene di amore e racconta la storia di quest'uomo che segue inutilmente e cerca di parlare con la ninfa Galatea, la quale è innamorata di un altro giovane. Ma lui profonde sempre queste grandi osservazioni di gentilezza, di squisitezza del suo amore e le dice soprattutto che lui si è innamorato di questa giovane donna quando lei da bambina andava a raccogliere foglie di giacinto con sua madre sulle falde dell'Etna e lui li accompagnava. E cerca di convincere questa giovane donna, bellissima, perché Galatea in greco significa dallo sguardo bianco come il latte, a capire che lui è un buon partito e parla di ciò che ha in casa, dei beni che ha e poi le dice: nella mia grotta c'è anche dell'acqua freschissima che viene dall'Etna, che piacere hai tu a giocare fra le onde del mare? La ragazza ovviamente non si convince e lo lascia sempre in queste sue pene d'amore, lasciandolo piangere
in disperato silenzio. E Teocrito alla fine commenta in questo bellissimo idillio: così Polifemo, senza avere bisogno di altri conforti, guardava la sua ninfa, passava il suo tempo e sua madre lo confortava dicendo che un'occasione buona sarebbe tornata successivamente. Il racconto che avete ascoltato fa parte del ciclo Raccontando il mito greco-latino, che potete seguire presso il portale latecnicadellascuola.it insieme agli altri che vengono raccontati.